Com'era il primo tiro? Bellissimo. Questa è l'essenza dell'arrampicata. Bello. Il gesto dell'arrampicata rimane comunque stupendo. Se uno lo sa praticare, sì. Che gira le palle. Non dire parolacce. Che girano le scatole. È che per arrampicare e divertirsi devi arrampicare tutti i giorni. Vabbè, non è vero. Secondo Kierkegaard ci sono delle tipologie di esistenze, ci sono delle esistenze alternative di fronte alle quali l'uomo è costretto a compiere una scelta che nella maggior parte dei casi è una scelta impossibile da fare. Kierkegaard è il teorico dell'impossibilità della scelta, perché la scelta implica la rinuncia. Metterà sempre l'accento Kierkegaard sull'aspetto negativo della scelta. Scegliere significa rinunciare. Tra vite, la scelta di una implica la rinuncia alle altre esistenze. Secondo tiro, piaciuto? Molto bello, con un bel passaggio tecnico di movimento, una chiusura, bello. Bello, bello. C'è stato un razzo a salire. Sei bravissimo. Peso poco. Ah, ho capito. Mangio tanta presaola, peso poco. Non so se sia un bene mangiare tanta presaola. No, no, è un bene, è un bene. Guarda, io sono sempre macellaio, io devo tirare l'acqua al mio mulino. Hai ragione, va bene, concordo. La vita è esistenza. La vita è possibilità di esistenze, per Kierkegaard, che implicano la rinuncia a delle esistenze, implica la vita il sacrificio di esistenze. La vita è una possibilità che si dischiude, è una serie di infinite possibilità che si dischiudono di fronte a noi, ma di fronte alle quali è impossibile scegliere.